i miei amici vegani. Argomento casa. Buongiorno! Questa mattina con lo stesso impasto con cui faccio i pancake, quindi se avete visto il mio video in cui li preparavo, farina di cocco, farina mista, latte di mandorla, albume e semi di chia, oggi invece di fare i mini pancake voglio fare le crepe. Quindi semplicemente metto più impasto e faccio girare il composto nella padella. Ovviamente tutto mentre guardo il lid, quindi se lo vedete andare avanti perché lo sto guardando. A parte ho tagliato il kiwi e questo qua che era un pochino più maturo lo vado a mischiare con un po' di yogurt per fare la salsina da mettere dentro. Solitamente quando invece utilizzo le fragole mischio lo yogurt a una marmellata che Jimmy ha preso questa al supermercato, che devo dire super valida. Gli ingredienti sono fragole, zucchero d'uva, miele e succo di limone. Però oggi utilizzo i kiwi, quindi utilizzo questa tecnica che è quella di maciullare il kiwi e mischiare lo yogurt. Quindi ora le farcisco mettendo lo yogurt su metà, piego e ripiego. Me ne sono venute tante. Potete rollarle così o anche a flauto. Che non stanno mai in piedi. Ecco. Niente raga, passiamo direttamente a come le mangio, quindi così. Vabbè dai, se le apro anche un po' così sono anche carine, più o meno. Poi il resto del kiwi e la mia salsina al cacao che ho già preparato, che è cacao amaro più acqua mischiato a manetta, fa la salsina. Per chi non riesce a reggere il sapore forte del cacao amaro, dolcificatelo con un pochino di miele o agave. La colazione è pronta! Vedete, alla fine è sempre lo stesso impasto, cioè potevo benissimo fare i mini pancakes, scusate. Questo è un look da quarantena, sappiatelo. Dicevo, potevo benissimo fare i mini pancakes, però il fatto di cambiare forma e sapore, vabbè, ogni tanto lo facevo anche con le fragole, gli dà quella brio in più, quel senso di differenza e ti rende excited di mangiare, che è un pochino quello che cerco di fare quando preparo le mie cose. Ovviamente quando ho voglia di cucinare, spesso non è sempre così, ve lo dico, però rendere eccitante il momento di mangiare il cibo, il pasto, fa assolutamente parte del mangiare sano. E queste get me excited. Domenica per me è una giornata di riposo. In realtà avevo pensato di iniziare la mia settimana di allenamenti oggi perché ho sentito che da domani ritorna il brutto tempo, viene a piovere eccetera, quindi in teoria avrei dovuto iniziare oggi con cardio e addome, ma non ne voglia, quindi inizierò domani e il tempo che fa se ne frega. Però io e Luna siamo venute qua fuori a prendere un pochino di sole, visto che è spuntato ed è sceso il vento, quindi fa caldo. Luna è legata perché è un gatto d'appartamento e ho paura che scappi. Lei in realtà è anche un po' spaventata da questo mondo esterno troppo wild per sua regalità,
Infatti sta attaccata a me. E niente, quindi stiamo fuori, ma a me star fuori fa venire voglia di fare attività. Non voglio fare cardio, ma mi butto su in verticale e faccio un po' di pratica. Sento che sto migliorando e adesso voglio provare a fare la salita squadrata, cioè salendo, adesso vi faccio vedere, ma praticamente invece di andare dritta su con due gambe, prima aprendole e poi lavorare di addome per portarle su. È molto work in progress. Un'altra cosa su cui sto lavorando è la spaccata. Il mio sogno è quello di riuscire a fare la spaccata da in piedi. Ma oggi per pranzo un pasto che renderà super felici e proud i miei amici vegani, perché si tratta di un piatto di pasta vegano fatto con tre ingredienti: pasta, io utilizzo questa qua della Barilla senza glutine, ma potete usare quella che volete. Pesto verde, questo lo prendo da Coro ed è un pesto vegano con soia, cashews, olio di oliva, olio di girasole, eccetera, insomma, vegano. E poi il lievito alimentare, il nutritional yeast, che io ho sempre visto nei video americani, dicevo, ma che cacchio è? Ha un retrogusto di formaggio, quindi se siete vegani e vi manca il formaggio, perfetto, e all'odore sa di Fonsis. Butto la pasta, scolo la pasta, metto il pesto, mescolo, metto il nutritional yeast e mangio. E ora merenda sul dondolo, con una merenda veramente old but gold, che penso che non rifacevo dai tempi di Piacenza. E ragazzi, è tornato il paninetto! Si tratta di due gallette farcite con un velo, pochissimo, burro di mandorle e una piadina di albumi che faccio semplicemente mettendo albume e una spolverata di cannella, ma potreste mettere anche del cacao, in una padella antiaderente finché non è cotto e non si stacca e lo metto dentro. Merenda completa, carboidrati, proteine e grassi, buonissima, ma soprattutto è altamente digeribile. Che adoro, quando non mi rimane il cibo sullo stomaco. Vabbè, ok, siete con me sul dondolo. Bene, ora che ho fatto merenda, mi viene voglia di fare. Tipo vado a spegnimento. Cibo, fu, cibo, fu. E nulla, vi volevo aggiornare sull'argomento casa. Allora, per chi non lo sapesse, io e Jimmy 2 mesi e mezzo fa abbiamo dato disdetta e noi i primi di maggio dovremmo lasciare la nostra casa. Tutto questo era stato studiato abbastanza nei minimi dettagli perché Jimmy si doveva laureare i primi di aprile e avremmo avuto poi un mese per fare il trasloco, eccetera, sistemarci, trovare casa, eccetera. E nulla. Tutto è stato bloccato essenzialmente.
Ma nella sfortuna abbiamo avuto una piccola gioia, cioè la settimana prima che tutto questo accadesse, in realtà ve ne avevo anche parlato in uno degli ultimi vlog, io ero andata a vedere una casa, me l'aveva mostrata un'agenzia che ci aveva preso un po' a cuore e in realtà ci aveva mostrato la casa prima che questa andasse sul mercato, quindi in realtà io mi sono trovata, e anzi solo in una situazione che se dico sì, la casa è mia e non devo combattere con nessuno. In realtà noi avremmo voluto vedere altre case, ma ovviamente non abbiamo avuto più la possibilità e trovandoci così a ridosso con la data della partenza, abbiamo accettato e ci trasferiremo in quella casa. Ma ci sono dei ma. Tra cui appunto il fatto che siamo in quarantena fino a metà aprile e non si sa poi se avremo la possibilità di muoverci per fare un trasloco. Primo. Secondo, il nostro trasloco sarebbe comunque stato un po' particolare perché in realtà quella casa è libera da fine maggio, mentre noi dobbiamo lasciarla i primi di maggio. La nostra idea era quella di mettere tutte le nostre cose in un box, Jimmy sarebbe sceso a Prato per un mese e io avrei fatto un mese ospite da amiche tra la Valle e la Frenchy e in qualche modo sarei sopravvissuto un mese per poi trasferirmi finalmente in casa. Diciamo che ora siamo in una situazione un po' di limbo, di stallo e non sappiamo bene. Per fortuna il nostro padrone di casa è stato gentile e ci ha detto che ovviamente non ci butta fuori di casa e insomma ci verrà incontro. Quindi nulla, questo è l'aggiornamento, ma ormai vi posso dire che abbiamo trovato casa. Se posso essere sincera, non è esteticamente bella come quella di adesso, eccetto per la camera da letto è veramente bella, ma la cucina è piccola e la casa in generale è abbastanza piccola, però è un quinto piano, doppia esposizione e comunque in ogni caso sappiamo di starci poco perché l'idea è quella di comprare casa più presto possibile in realtà. E basta, questo è l'aggiornamento sulla casa e lo scopriremo solo vivendo, ragazzi, lo scopriremo solo vivendo. Cena di questa sera con orata fatta al cartoccio e cotta nel forno a legna. È forno a legna? Camino. Ah, giusto. Cotta nel camino. Un rivetto partecipa all'integrazione del fabbisogno giornaliero di casa. Richiedono misure di sostegno al governo, ma come aiuto ai cittadini. Acquistate fiori, acquistate piante fiorite, piante ornamentali.